posso dire che la sega non mi piace? Io non mi va di queste cose. Dai, imbarazzante. Perché? Stavo ridendo qui. Cioè, non che non mi piace, non è. Secondo me è la zaganella, non è. Da come bacia un ragazzo si capiscono tutte cose. Saper baciare è fondamentale. I miei uomini nei preliminari sono stati molto molto scarsi. Vabbè, non voglio scendere in particolari specifici, ma non è che tutti quanti ci hanno saputo fare là sotto, capito? Quando manca la malizia, so cazzi. La mia zona erogena è il collo e il piede. E io adoro farmi leccare i piedi. Lo sguardo per me è la cosa più erogena che possa esistere. La cosa più bella secondo me, in preliminari, secondo me, è guardare dritto negli occhi la persona a cui stai facendo il lavoretto. Per esempio, io adoro guardare negli occhi la persona a cui sto facendo un pompermo. Allora, 69. Beh, ho un rapporto di amore e odio con questa posizione, sinceramente. E poi, fondamentalmente, un consiglio che posso dare: lui deve stare sempre sotto e lei deve stare sempre sopra. Non il contrario, che mi è successo che una volta mi stavo per soffocare. Dimensioni del pene, dobbiamo dirlo una volta per tutte, contano. Un pene enorme, a Rocco Siffredi, potrebbe anche far male. Quali sono le dimensioni del pene di Rocco Siffredi? Secondo me sono 23 centimetri. Un'altra cosa fondamentale è la durezza. Ecco, una cosa che mi è sempre capitata molto spesso, soprattutto ultimamente, sempre questi cazzetti mosci che sinceramente hanno rotto il cavolo. E tu cosa fai? Cosa fai? Sta così. Farò gnorri. Mi ha fatto una bella figura del merda. E morbide. Un consiglio: fate sesso la mattina, perché lì sicuramente è duro, e date a mangiare ai vostri uomini la sera l'uovo o le uova, e la mattina avrete sicuramente una spranga di ferro. Una volta l'ho visto in una macchina, aveva un'erezione e non riusciva a tenere in pantalone. Pole position metterei. Poi, secondo posizione metterei. E terza posizione, diciamo la classica. Sulla durata c'è da fare un discorso sicuramente importante. Allora. Non esiste per meno di 2 ore. Di meno non è buon sesso, di più neanche. Gli uomini con il petto villoso sono uomini con la V maiuscola. Not me. See, I had diarrhea less than 2 weeks ago. Cioè, il pelo ci deve essere. Addirittura ho sentito che adesso sta andando di moda la depilazione inguinale maschile. Io quando l'ho sentita, cioè, stavo per sentirmi male. Per favore, cerchiamo di non far andare di moda questa cosa, perché io la aborro. Il dilemma è fingere e far finta di niente, o mandarlo allegramente a fanculo e non fingere. Se lui ti piace, fingi. Se invece non è una tantum, ma è una cosa perenne, lo puoi mandare anche allegramente a fanculo. Ho aspettato 10 anni per 10 secondi. Sì, è vero, a me piace il sesso, mi piace essere sbattuto a un muro, mi piace il sesso fatto bene, quello che ti offusca la mente, però mi piacciono anche tante coccole. Ma sono spiegato! Passione! Annende, passione, annende! Mi raccomando, trombate, ma soprattutto usate il preservativo e leggete il foglietto illustrativo. Fate l'amore, non fate la guerra. Arrivi, mi sono la chiesa.